Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un interessante romanzo storico intitolato L'inverno della morte rossa di Pierpaolo Brunoldi e Antonio Santoro, appena pubblicato da Newton Compton alla fantastica cifra di 12 euro per 288 pagine. E io, come mia abitudine, lascio subito la parola a Pierpaolo Brunoldi che ci parla di questo interessante romanzo storico, in modo che non perdiamo tempo in chiacchiere inutili. Prego Pierpaolo, a te. Grazie mille, grazie soprattutto per l'invito. Dunque, questo romanzo nasce come sempre da una curiosità verso un determinato periodo storico che, a dir la verità, è piuttosto assente, diciamo, dalla narrativa storica, cioè il periodo dei cosiddetti regni romano-barbarici. Cioè, quindi siamo esattamente a una cinquantina d'anni dalla caduta, diciamo, ufficiale, perché è stato, diciamo, non c'è più l'ultimo imperatore, se n'è andato, che era Romolo Augusto. Siamo nel 527, quindi formalmente l'impero romano d'Occidente non esiste più. Esiste chiaramente Costantinopoli, l'impero d'Oriente, che andrà avanti ancora per un migliaio di anni, ma questo grande impero occidentale è sparito. Per la verità non è una cosa, diciamo, che è avvenuta dall'oggi al domani. Sappiamo benissimo che è un processo durato secoli, nel quale processo sono intervenuti soprattutto o anche le invasioni barbariche. Cioè questi barbari, che inizialmente erano paradossalmente gli stessi romani, perché i greci così chiamavano tutti quelli che venivano fuori dalla loro civiltà e non riuscivano neanche a capire, cioè barbari era, diciamo, un balbettio, barba, ecco, diciamo, era un balbettio, perché queste persone non si esprimevano in qualcosa di intellegibile. Paradossalmente adesso i barbari, che avevano fatto parte dell'impero romano ed erano l'ossatura a un certo punto delle milizie Roma, delle legioni romane, adesso invadono, entrano già da tempo, perché, diciamo, il sacco di Roma, che è stata saccheggiata più volte, più famoso a quei tempi, è stato nel 410 effettuato da Alarico, dai visigoti di Alarico. Ma successivamente poi sono subentrate altri popoli barbarici. Perché ci è interessato questo periodo storico? Perché a partire da Teodorico, il re, diciamo, dei Goti, degli Ostrogoti per la precisione, che si era insediato in Italia, e poi a proseguire con sua figlia Malasunta, che governava ai tempi del romanzo, si stava verificando un tentativo, diciamo così, di unire questi due popoli così diversi. Cioè, i barbari, per la prima volta, invece di essere una popolazione nomade, diciamo, diventavano stanziali. E diventavano stanziali e dovevano fare i conti con un'altra civiltà, con la civiltà romana. Per cui a noi interessava mostrare questo scontro di civiltà che, diciamo, ha dato atto principalmente a una conquista, ma che poi queste civiltà si sono dovute confrontare e cercare di capire se dovevano andare avanti con un regime di oppressori e oppressi oppure cercare una qualche forma di mediazione. Teodorico era il primo che ha cercato di fare questo, sua figlia ha cercato di portarlo avanti. E noi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di rappresentare questo scontro, questo incontro-scontro, diciamo così, e questo tentativo attraverso le figure dei nostri protagonisti. E cioè noi abbiamo Optari,
che è uno dei protagonisti, che è un fedele servitore della regina Malasunta ed è un nobile goto, quindi fa parte dell'elite guerriera. E invece dall'altra parte abbiamo l'altro protagonista che praticamente è un senatore, viene dal senato romano rappresenta il suo opposto. E inizialmente questi due caratteri così forti e così rappresentativi si scontrano, cioè il loro incontro non è dei più semplici, perché noi volevamo mettere in luce tutte quelle che sono le differenze che ci sono tra loro. Quindi un'idea di impero caduto, ma che può essere ancora fatto tornare in auge da una parte, e il rimpianto per i tempi passati di quello che era, e dall'altra parte invece i nuovi barbari rappresentati da Uttari, che in un certo senso dicono: qui adesso comandiamo noi e voi dovete fare quello che diciamo. A partire da questo si sviluppa quindi la storia, che è configurata come quella di un giallo, e qui interviene la figura, diciamo così, di Benedetto. E a proposito del quale, della figura di Benedetto e del monastero, o meglio i monasteri in cui si svolge l'azione del romanzo, io lascerei la parola ad Antonio, così può illustrare cosa succede a questo punto. Oh, allora, questa volta, come diceva Pierpaolo, noi ci siamo concentrati su un tipo di storia che ha delle differenze rispetto ai tre romanzi precedenti. Abbiamo fatto un primo romanzo di esordio per noi nella narrativa, che era che si chiamava La Fortezza del Castigo, poi ripubblicata con il titolo La Fortezza degli Inquisitori, che era un lungo giro attraverso l'Italia e la Francia, e quindi diciamo quasi un romanzo itinerante a tappe. Un secondo romanzo e un terzo che invece si sono concentrati, l'uno il secondo all'interno di un monastero, quindi quasi un ambiente più chiuso, claustrofobico, e un terzo che invece si è concentrato nella città di Acri. Questa volta ci troviamo in un'atmosfera che è diversa dalle tre precedenti, perché ci troviamo nel paesaggio della Valle dell'Aniene del 527 d.C., quindi una natura che tuttora è ancora piuttosto selvaggia, ma allora lo era sicuramente molto di più, e in particolar modo ci troviamo nella zona dei Monti Simbruini, dove nascono questi monasteri di Benedetto, che per noi è rappresentato uno dei motivi di fascino principali della storia, sia perché è una figura storica di grande importanza, in quanto è il fondatore del monachesimo occidentale, nasce con lui, cioè, ovviamente c'è tutta la storia precedente di quello orientale, ma quello occidentale nasce con Benedetto e influirà sulla successiva storia europea, non solo quella monacale o ecclesiastica. L'altro aspetto era l'idea di avere, diciamo, di rappresentare luce ed ombre della vita all'interno di una nascente comunità monacale come quella di Benedetto. Benedetto nella sostanza ha incominciato a costruire la sua regola, anche se ancora non è diventato un testo, ed è una regola che a leggerla con attenzione mostra una serie di elementi che da alcuni, magari non di pensiero cattolico, potrebbe essere giudicata addirittura in qualche modo con elementi di fanatismo. Insomma, ci sono delle regole molto rigide che vanno prevedono le punizioni corporali, anche punizioni che potrebbero essere viste anche come piuttosto feroci, diciamo. Quindi c'era questa particolarità della figura, così come siamo stati attratti nei primi tre romanzi dalla figura di San Francesco, in questo caso
ha colto la nostra attenzione la particolarità di questo grandissimo personaggio religioso, e di cui abbiamo cercato di mettere in evidenza gli aspetti più ambigui, quelli più ambivalenti, insomma la possibilità di leggere sia il grande slancio spirituale di Benedetto, ma anche forse il fanatismo che c'è sempre dietro un'idea quando l'idea tende ad essere assoluta. Ovviamente noi siamo scrittori di un genere che è il thriller storico giallo, e quindi abbiamo narrato sostanzialmente sempre una storia che ha rispetto ai canoni del thriller e del giallo, però l'abbiamo fatto in questo contorno particolare e spinti dalla particolarità di questa figura. Quindi noi abbiamo una storia che nasce su questi monti con una visione di Benedetto che sembra presagire una sventura che sta per abbattersi sulla sua neonata comunità, e chiede di fronte poi al verificarsi del primo omicidio, chiede l'intervento del Papa, chiede una risorsa, qualcuno che vada presso questa comunità e lo aiuti a trovare l'assassino e risolvere il mistero. Il Papa invia il senatore Tiberio Corvo, mentre la regina Malasunta, di cui noi abbiamo ipotizzato un fantasioso legame con la figura di Benedetto in base a un'idea di una guarigione operata da Benedetto sulla stessa Malasunta bambina, invia invece un suo guerriero goto, che è in realtà un personaggio storicamente determinato, anche se non si sa tantissimo della sua biografia, ed è il conte Optari, che è uno dei conti goti che sono presenti alla corte di Ravenna dopo la morte di Teodorico e durante il breve regno di sua figlia Malasunta. Quando queste due figure, come ha detto anche prima Pierpaolo, si trovano a dover indagare sullo stesso strano mistero di questi delitti che affliggono la comunità dei monaci, nascono tutte quelle serie di conflitti inevitabili quando si scontrano due realtà abbastanza diverse, quali sono quelle del senatore romano da un lato e del guerriero goto dall'altro. E questa cosa ha rappresentato, come ha detto Pierpaolo, l'altro elemento di attrazione, di fascino per noi nel raccontare questa storia, cioè due figure che sono apparentemente molto distanti, ma che poi trovano una ragione di unione, di superamento delle differenze che li separano, nell'identificarsi in valori comuni che sono la lealtà, la ricerca della verità, della giustizia, che invece li accomunano, li rendono molto più vicini di quanto loro stessi pensassero d'essere nel momento in cui si sono conosciuti. Questa storia poi si intreccia con una storia, come molto spesso accade nel genere, con una storia d'amore tra il conte Optari e una giovane del luogo che apparentemente è la figlia del fornaio, ma che in realtà nasconde un importante segreto, e il tutto si snoda all'interno della comunità neonata di Benedetto, mostrando che all'interno della vita monacale ci sono una serie di segreti nascosti che riguardano più di uno dei molti personaggi che animano la vicenda raccontata. E quindi queste sono state, penso di poter dire per entrambi, i due motivi principali di attrazione. Da un lato, o forse possiamo individuarne anche tre, cioè da un lato il contesto storico particolare del regno goto e di ciò che rimane dell'eredità romana. Poi il confronto tra queste due figure apparentemente contrastanti, ma di fatto speculari, e infine la particolarità di un delitto che si svolge in una comunità religiosa nata da poco, con delle regole però piuttosto ferree, e guidata da un personaggio che, se da un lato ha un grande slancio spirituale, mistico, dall'altro sembra talmente preso dalla sua idea da esercitare questa leadership in maniera quasi fanatica. Quindi
penso che queste possano essere i tre cardini che guidano, che si possono leggere, che il lettore può ritrovare attraverso la lettura del romanzo. E mi sembra... Direi che questi sono, diciamo, gli aspetti più importanti. Mi sembra ben congegnato, anche perché c'è una, come dire, una ricerca storica, perché l'ambientazione ha un suo momento cronologico ben definito, c'è il giallo, e quindi ha tutta una serie di elementi che ne possono sicuramente fare la sua fortuna. Io credo che ci sia, gli ingredienti ci sono tutti, ecco, per dire con una frase fatta. E stavo pensando a un metodo di lavoro che mi pare che voi abbiate, perché ormai siete dei narratori esperti, no? E credo che questo metodo vi abbia, sia cresciuto nel tempo. Cosa dovreste dire? Cosa vorreste dire del vostro modo di fare narrativa storica? Io lascerei prima la parola a Pierpaolo. Sì, e dunque, innanzitutto non è una cosa che secondo me si può inventare, cioè ci deve essere una base comune, e in questo caso la base comune è rappresentata principalmente, al di là delle nostre attività, diciamo che li abbiamo avuto per larga parte della nostra vita, una curiosità verso la storia, essenzialmente. Noi siamo immersi nella storia. Antonio vive a Roma, io vivo al nord, ma insomma, ecco, diciamo così, che è impossibile, diciamo, muovere un passo, come tu ben sai, in qualsiasi direzione senza imbattersi in qualche meravigliosa vestigia del nostro passato. E quindi questa era la base comune, comunque un fortissimo interesse sia per la storia che per la letteratura storica. Dopodiché il caso ha voluto che noi ci incontrassimo a un master di sceneggiatura a Roma, perché noi abbiamo iniziato, o quantomeno abbiamo sperimentato anche questa forma di scrittura, la forma di scrittura per il cinema, e la forma di scrittura per il cinema impone in un certo senso una collaborazione, cioè sono ben pochi i film che hanno uno sceneggiatore solo. Di solito ci si riunisce e ci si confronta con le varie idee, con i vari punti di vista per giungere infine a una forma, alla forma completa. Ecco, noi ci siamo incontrati lì e abbiamo constatato che c'era una, oltre a questo, questa comune passione, c'era anche una modalità, diciamo, di procedere che era in gran parte simile, o quantomeno non creava così tanti attriti, perché di fatto quando due persone lavorano su qualcosa è facile che si possano verificare degli attriti, delle divergenze che alla fine inficiano il risultato stesso. Invece nel nostro caso abbiamo notato che procedevamo quasi all'unisono, tanto che io personalmente ti lancio anche una sfida, come la lancio sempre ai lettori dei nostri romanzi, di cercare di capire chi ha scritto che cosa. In realtà fino adesso nessuno si è portato a casa il premio, e questo credo che sia un elemento, l'elemento principale, cioè non si distingue una differenza nello stile narrativo, ma proprio non perché lo cerchiamo, ma perché naturalmente ci viene così. Per cui questo è importantissimo. Riguardo poi al metodo vero e proprio, di solito appunto partiamo da un'idea e da, come ha detto Antonio prima, dal fatto di avere un interesse verso un periodo storico, verso un personaggio o verso un fatto che ci ha colpito, e uno dei due inizia a stendere questa idea, l'altro interviene progressivamente aggiungendo, modificando, proponendo. Dopodiché, quando si ha
l'idea di un soggetto e di una trama, si procede a stendere i vari capitoli. I vari capitoli di solito tecnicamente procediamo semplicemente così: uno scrive uno o più capitoli e li fa leggere all'altro, che interviene se è il caso di intervenire dicendo qui io farei così oppure secondo me questo può essere migliorato in questo modo, e così fa l'altro. Quindi una sorta, noi siamo alternativamente autori e editor di noi stessi e dell'altro e dell'altro. Chiaramente tutto questo, come dicevo, se portasse a degli scontri continui non sarebbe costruttivo. Invece nel nostro caso, per questa alchimia di fondo che si è verificata, il tutto procede e chiaramente ci consente di dare un risultato uniforme al tutto. Antonio, qualcosa da aggiungere? Non molto, diciamo che credo Pierpaolo abbia raccontato bene il nostro metodo di lavoro. Sintetizzandolo, sì, possiamo dire che c'è un'idea alla base legata appunto a una situazione, a un determinato contesto storico, a un personaggio, e poi una comune stesura di un'idea di base che viene poi sviluppata nella costruzione del romanzo e dei personaggi, dove ognuno individua dei capitoli e degli aspetti della storia da sviluppare, affida all'altro altri aspetti, altri capitoli, e poi questo lavoro si incrocia, nel senso che, come ha detto bene Pierpaolo, ognuno svolge funzione di editor dell'altro, nel senso che dà suggerimenti laddove ravvisa che alcune cose possono prendere una direzione diversa, magari avere uno sviluppo più interessante, e questo ognuno lo fa verso l'altro, sempre con una stella polare, che è quella di avere a cuore innanzitutto lo sviluppo della storia e dei personaggi, e quindi ognuno dei due, diciamo, mette innanzitutto davanti la storia rispetto a quello che può essere anche la specificità di un gusto, in cui due persone possono anche divergere su alcuni aspetti, però quando si scrive a due, l'importante è mettersi entrambi al servizio della storia e cercare quel punto di incontro anche tra opinioni diverse, che permette poi di creare l'amalgama, cioè di creare quell'effetto di voce unica, di unico narratore che porta avanti la storia. Quindi io adesso ho sintetizzato molto, però credo che sia già stato raccontato bene da Pierpaolo il modo in cui abbiamo lavorato a questi quattro romanzi e quello che è il nostro modo di lavorare, che certamente ha preso un punto d'avvio da questo corso, da questo master di sceneggiatura che abbiamo frequentato assieme a Roma, e dove c'è stata la possibilità di sperimentare questo scrivere a due per un periodo piuttosto lungo, anche con esiti piuttosto fortunati, nel senso che il lavoro che ne è stato frutto a suo tempo fu considerato molto bene dagli insegnanti, che sono alcuni dei principali sceneggiatori italiani, e appunto ci fu ricordato che era abbastanza raro che due persone riuscissero a scrivere con una certa armonia e soprattutto con l'esito di dare l'illusione, di creare l'illusione che ci sia un unico narratore dietro le storie che vengono raccontate. Quindi direi che essenzialmente questo, ed è anche vero poi qual è lo spunto, cioè come dicevo prima io e come aveva detto in maniera più dettagliata Pierpaolo, si parte sempre da una scintilla che può essere appunto, credo in questo caso, come abbiamo detto anche prima, la particolarità del periodo storico e la straordinarietà della figura di Benedetto. Sì. In effetti questo è l'aspetto interessante. Io ricordo ancora ai nostri videoascoltatori il titolo di questo romanzo storico, che è L'inverno della morte rossa, appena pubblicato da Newton Compton, di Pierpaolo Brunoldi e Antonio Santoro, che sono stati i nostri graditi ospiti. Sono 288 pagine per soli 12 euro, quindi un modo economico di avvicinarsi alla storia senza impaludarsi in saggi spesso troppo complicati e difficili, ma credo una narrazione. Ma due cose avevo però prima di chiudere. Il titolo, L'inverno della morte rossa,
che mi incuriosisce perché non, da dove viene la Morte Rossa. E la seconda, ma l'idea di farne un film, chi mi risponde? Per la prima lascio la parola ad Antonio. Oh, la prima, diciamo, è uno spunto anche un po' giocoso. In che senso? Nel senso che ci sono nel titolo alcuni elementi caratterizzanti la storia che abbiamo raccontato, cioè raccontata. E cioè un inverno significativo con neve in grande abbondanza, e quindi sicuramente l'inverno era una parola pertinente rispetto alla storia. Il rosso o lo scarlatto ha molto a che fare con uno dei personaggi che viene continuamente evocato durante la storia, che effettivamente è un personaggio che ha una sua importanza come uno dei cattivi del romanzo, cioè un brigante soprannominato il Lupo Scarlatto. E quindi da qui deriva il rosso. E poi c'è un omaggio a un autore che entrambi consideriamo un punto di riferimento, che è Edgar Allan Poe, quindi la mascherata della Morte Rossa, lo scarlatto del lupo, l'inverno con abbondante neve che caratterizza tutta la storia, e da qui ne è venuto fuori l'inverno della Morte Rossa. Diciamo. Sì, aggiungerei anche il fatto che allora si è a lungo, diciamo, discusso della definizione del Medioevo, di queste come i secoli bui, no? E quindi è stato, diciamo, ampiamente superata questa immagine monocorde. Però, come ricordava il mai troppo compianto Umberto Eco, se ci furono dei secoli veramente duri e veramente ostici, proprio per la sopravvivenza delle persone, questi furono quelli a cavallo, diciamo, dalla fine dell'impero romano d'Occidente fino almeno ai Franchi. Ecco, questi, noi volevamo accentuare, questo periodo veramente dove la sopravvivenza era una questione proprio vitale, cioè, e quindi abbiamo messo quanto più possibile difficoltà, quindi un inverno gelido, i barbari, ecco, insomma, per rendere anche quest'idea. E invece, per la seconda domanda, noi insomma, noi partiamo sempre da questo sogno, da questa idea che i nostri titoli, tutti, non solo questo, ma siano adatti per essere sceneggiati e per farne un film. Ecco, diciamo, se c'è un sogno che abbiamo adesso, oltre al fatto di continuare chiaramente a scrivere in questo ambito storico, è proprio quello che venga tratto un film o una serie, perché no, ecco, dalle nostre vicende. Ecco, questo sicuramente, sì. Bene, io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato, per aver presentato questo romanzo storico. Vi auguro di continuare su questa strada e teneteci informati se diventano un film o uno sceneggiato o a episodi, o se fate altri romanzi storici ambientati in quest'epoca. Grazie ancora davvero di tutto e alla Grazie prossima. a te. Grazie a te dell'invito e dell'attenzione alla scrittura. Grazie.